Ciao a tutti e a tutti, eccoci qui tornati per un nuovo video. Allora, innanzitutto, prima di iniziare, vi volevo dire che per chi vuole fare una collaborazione con me, mi deve contattare su Instagram, che mi chiamo ambrina04flash, e mi trovate, e mi mandate una foto in direct e io provo di leggerle tutte, perché ieri me ne sono arrivate 10 nello stesso momento. Quindi, innanzitutto vi ringrazio, però erano tantissime, vabbè. Allora, questo qui è un contest, non che faccio io, però che aveva, che è il video per 1000 creazioni di Fimo, che lei si chiama Caterina, Caterina, e gli mando un grosso bacio, perché lei è bravissima, simpaticissima, bellissima, bravissima. E allora ho fatto un contest e anch'io volevo partecipare, anche se non penso di vincere perché sono quasi sempre sfortunata. Vabbè, e vi volevo mostrare le mie creazioni con i pisla. Tutte le mie creazioni con i pisla, anche se voi le avete già viste, però ne ho fatte molte 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 altre, molto 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 belle. Allora, innanzitutto vi faccio vedere la creazione natalizia, che è questo Babbo Natale con i pisla. Sì, la faccio rossa perché in quelli che ho io dell'IKEA non c'è il rosino chiaro e faccio la faccia fucsia, non era un granché, meglio rossa, dai. Quindi questo. Poi dopo, scusate, e poi dopo ho fatto questo Minion, molto molto carino. Poi due bandiere dell'Italia, Doraemon, questo cuore con questo, Paperina, Rilakkuma, un gufetto, e li ho aggiustate perché vedete non è più rotto. Poi un cerchio tutto tutto colorato, multicolore, il latte kawaii, scusate per il rumore. Poi due palline, una verde e una tutta gialla, una tutta colorata e l'altra più grande di queste qui, multicolor. Poi ho questo che è un funghetto, sì, un fungo di Mario Bros, una roba del genere. Poi l'iPod, questo panda che ha le orecchie diverse perché non ha spiegato molto bene il tutorial, però vabbè. E poi dopo questo, sì, che è rotto e non si riattacca. E poi ho fatto, allora, di nuovo, questo qui che è un cupcake, questa balena, questa giraffa e basta. Quindi queste erano, mi sta cadendo, tutte le mie creazioni con i pisla, nuove e altre non nuove. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, se vi è piaciuto oppure l'ha seguito oppure vi piacciono le mie creazioni in pisla, pollice in su, andate a vedere il suo canale perché veramente è una ragazza bravissima e fate anche voi il suo contest perché ci sono dei premi stupendi che io vorrei tanto tanto vincere perché non li riesco mai a trovare quelli, quindi sì. Quindi tutte queste qui erano le mie creazioni in pisla, io vi mando un grosso bacio soprattutto a Caterina, ciao!